Si è aperto oggi ad Orvieto il Festival Nazionale del Gioco e delle Tradizioni, organizzato dalla WISP, l'Unione Italiana Sport Popolari. 3 giorni di riscoperte e dibattiti sul futuro che animeranno le piazze della città. Ce ne parla Massimo Angeletti. Festival del gioco e della tradizione. Per 3 giorni Orvieto diventerà un'autentica città della cuccagna, con le sue piazze medievali e altrettante stazioni dove verranno allestite diverse tipologie di attività ludiche, gioco tradizionale e schegge di futuro. Saranno queste le coordinate che caratterizzeranno la seconda edizione del Festival Nazionale del Gioco e delle Tradizioni che si è aperto oggi. È un'iniziativa che per la WISP vuole promuovere il gioco consapevole, il gioco responsabile, il gioco di socialità, quel gioco che permette ad una comunità di ritrovarsi nelle tradizioni, di acquisire quindi anche l'occupazione bella, gentile, diciamo festosa delle piazze, dei luoghi, delle strade intorno alla pratica del gioco. Anche gli adulti, se vorranno, potranno tornare bambini e i giovani potranno riscoprire il valore del gioco condiviso dal vivo e non solo tramite il computer. Una riscoperta del corpo ormai quasi cancellato dalla permanenza, seduti, davanti ad uno schermo, anche se poi, finita la festa, si correrà a casa per giocare con Fortnite.